Allora, buongiorno, benvenuti e vediamo un po' questa cosa degli Animation Overrider, anche chiamati AO. Allora, vedete che non appena entro in Second Life, se io non ho gli Animation Override, muovo in questo modo qua, che vedete è un pochino a scatti, quello che noi chiamiamo da papere. Allora, sono andato sul marketplace e ho trovato un Animation Override. Vediamo un po'. L'ho appena comprato, object, eccolo qua. Tutis Elite, Sexy Female AO, Lorezzo. Vedete che una simpatica scatola. Ok, allora, apriamo questo oggetto, vediamo il suo contenuto. E ce lo copiamo nell'inventory. Ci sono dei no copy e quindi diventa una specie di scatola vuota. Facciamo un take. Allora, questo signore è entrato qua e vedete che ci ha generato questo e ci ha dato questo AO. Allora, questo AO deve essere indossato. Quindi per indossarlo su Firestorm. Normalmente farei wear, però su Firestorm, se configurato correttamente, posso fare doppio clic e vedete che mi compare, mi dice, e vedete che già la mia posizione è già diventata un po' particolare. Poi se io faccio edit di questo e me lo sposto in una posizione un po' più potabile, ok, me lo sposto in alto a sinistra. Ok, vedete che abbiamo il mio Animation Override. Quindi vedete che a questo punto i miei movimenti sono un pochino diversi da prima. Vedete che quando mi muovo in maniera più aggraziata. Vabbè, qui vedete che c'ho anche le nuove physics. Quando sto ferma ho delle posizioni un po' più naturali e posso e tutte queste posizioni sono praticamente governate da questo AO. Quindi nel momento in cui c'ho l'AO, c'ho queste posizioni e c'ho questo AO che me li governa, che mi governa tutte le mie posizioni. Poi la O, insomma, va un attimino orchestrato. Ok, adesso l'ho spento. Vedete, spegnendolo qua sono tornata senza animazioni, che è un po' il normale. Lo riaccendo. Poi se clicco qua, ok, posso sedermi in qualunque punto io voglia. Quindi, come vedete, gli Animation Override sono abbastanza semplici da usare. Poi riclicco e mi rimetto in piedi. E poi ci sono tante altre cose su cui posso operare, che comunque in questo video non mi dilungo. Ora, la seconda cosa che vogliamo fare era quella di provare a prendere questi Animation Override e di usare la O embedded che c'è in Firestorm. Quindi questo AO, se noi lo apriamo la O, vediamo nel suo contenuto, vediamo, come vi ho detto, che ha una serie di animazioni, di cui purtroppo molte sono no copy, che sono proprio quelle importanti degli Animation Override. Però poi la cosa fondamentale, c'è un default, questa, che è una carta, una note card, che descrive in pratica tutte le animazioni associate agli vari standing. Ad esempio, quando sto in piedi, standing. Vedete che ho stand 1, stand 2, stand 3, stand 4, relax, stand 5, eccetera. Queste sono tutte le animazioni, quindi questa, ognuna di queste deve essere qualcosa presente qua. Ad esempio, relax deve essere un'animazione qua, presente in relax, che è questa. Se volessi provare a vederla, basta che la clicco, relax, l'animazione, e poi posso fare un play. Ok, oppure play locally, e questa mi fa vedere l'animazione. Tutte le animazioni si possono vedere, slow walk, questo, play in world, vedete che fa
fa vedere che sto facendo uno slow walk. Comunque, a parte questo, questa note card è la parte più importante del mio AO. E qui ci sono anche le informazioni in inglese su come modificare le animazioni, ma in questo video per il momento non lo vediamo. Vediamo piuttosto come fare per prendere queste animazioni e metterle in un folder. Allora, per farlo, la cosa sarebbe questa, cioè bisogna fare un detach del mio oggetto, perfetto, e poi bisogna creare per terra, quindi creo. Allora, creiamo per terra un cubo giusto per posarsi sopra questo mio oggetto, no? Questo oggetto lo prendo e glielo rezzo sopra. Ok, è piccolino. Il cubo prima l'ho creato per poter rintracciarlo facilmente. Ok, allora questo oggetto, nel momento in cui faccio open, vedete, mi fa vedere loading contents. Qui ci sono tutto il suo contenuto. Io devo fare in modo tale di fare il copy to inventory. Ok, copy to inventory mi farà, non lo faccio vedere adesso perché l'ho già fatto e questi sono no copy, quindi questo ne faccio il take. Mi farà un folder qua, tutis held. Eccolo qua, mi fa vedere, vedete che ha copiato dentro il mio folder tutte le animazioni e le ha tolte però, attenzione, in questo caso dal mio Animation Overrider. Questo perché sono no copy, quindi questo è un pochino un piccolo problema. Ma perché non l'abbiamo messo qua? Perché noi adesso possiamo configurare le animazioni da questo AO. Quindi andiamo sulla O e andiamo, vedete che ho premuto il, allora qui lo chiudiamo, ancora. Comunque avete visto che, ecco, qui ci sono l'Animation Overrider, questa qui è l'opzione di AO. Io posso, ho le mie varie configurazioni di AO e in particolare premendo su questo tasto posso configurarmi l'AO Embedded in Firestore. Vedete qui è già caricato, ma in realtà quello che ho fatto per caricarlo è stato quello di prendere semplicemente la note card questa e caricargliela dentro. Io posso avere un set di diversi AOSet, quindi se andiamo in AOSet, questo qui è vuoto. Quindi essendo un AOSet nuovo AO, io posso prendermi, trascinarmi la carta, la note card con tutte le animazioni ZAO, me lo porto dentro e lui lo effettivamente dovrebbe prendere tutte le animazioni che sono ivi comprese. Io questo l'avevo già fatto prima con il mio default e semplicemente portandomi il default mi ha fatto vedere tutte queste animazioni. Quindi posso vedere le animazioni in standing sono queste, le animazioni in sitting, ad esempio, dov'è che sono le animazioni in sitting? Qua sono queste. E posso dirgli a Firestore di cycle e di ciclarle in ordine randomico. E posso dirgli di tenere ogni animazione per un tot numero di secondi, quindi mettiamo 5. Ok? Quindi nel momento in cui hai fatto questo, vedete che automaticamente dovrei avere le animazioni e ogni animazione vedete che mi dura per 5 secondi in modo casuale. Se io voglio forzare il passaggio tra un'animazione e l'altra, basta che clicca su AO e ogni volta che clicco su AO lui cambia animazione. Analogamente quando volo. E insomma, in questo modo io sono riuscita a seguire e a gestire tutte le mie animazioni su AO di Firestore. Spero che questo piccolo video possa essere utile. Adesso vedete che sto un po' impazzendo con le animazioni, perché adesso le fa tutte nell'ordine, le cambia velocissimamente. Al limite voi potete poi configurarlo in modo tale da
qui mettiamo 10 in modo tale da avere la velocità attesa. E con questo credo che sia più o meno tutto sulle animazioni. Vi saluto, ciao.